scialbo risultato in bianco per il Taranto, giunto al quinto pareggio casalingo consecutivo. Allo stadio Jacobone, una volta Fortino inespugnabile, anche il Teramo guadagna punti interrompendo la lunga serie di 12 sconfitte consecutive in trasferta. Di fronte a circa 4.000 spettatori anonimi, privi di bandiere e di striscioni, il Taranto scende in campo senza lo squalificato Mancini e gli infortunati Ambrosi e Monticciolo. Anche il Teramo deve fare a meno di Radi e Cascone, appiedati dal giudice sportivo. E le prime battute sembrano il presagio di una gara viva e combattuta. Con un 4-4-2, schieramento pressoché speculare, il Teramo cerca di imbrigliare la manovra offensiva del Taranto, che si sviluppa sugli esterni, a destra con Toledo, guardato a vista da Schettino, e a sinistra con Colombini e De Liguori, bloccati da Mauri e Favasuli. Il Taranto non riesce a produrre gioco a centrocampo, dove Secas e La Rosa assicurano quantità a discapito della qualità. Il Teramo, ben messo in campo da Gabetta, bada soprattutto a non concedere spazi alla formazione di casa, che comunque non trova mai la giusta ispirazione. Prima con un'azione corale di De Liguori per Cammarata e quindi De Florio, non sfruttata a dovere, e subito dopo ancora con il capitano rossoblu, al quale si oppone l'estremo Paoloni. Il Taranto attacca a sinistra con Colombini, che scambia con De Florio, ma trova ancora pronto il numero uno abruzzese. È il momento migliore del Taranto. Scambio De Florio Cammarata e tiro che colpisce l'esterno del palo alla sinistra di Paoloni, che si salva. 4 minuti dopo ancora azione rossoblu con De Liguori, De Florio, De Liguori, che manda di poco oltre la traversa. Il Taranto prova l'affondo sulla destra con il cross di La Rosa per Cammarata, che riesce solo a sfiorare di testa, mancando l'impatto con la sfera da ottima posizione. Il centrale difensivo del Taranto Pastore su punizione cerca la testa di Toledo, che spedisce sul fondo. Il Teramo esce dal guscio alla mezz'ora con uno spiovente di Favasuli per la testa di Mirtai, che trova però la respinta di Barasso. Sul fronte opposto il brasiliano Toledo mette al centro un invito per i compagni, che non si fanno però trovare pronti alla battuta a rete. Lo stesso Toledo semina il panico nella difesa biancorossa. La conclusione viene respinta da Paoloni su De Florio, che sbilanciato non trova il tempo per ribadire in rete. In avvio di ripresa il Taranto si presenta con Mortari al posto di La Rosa. Dopo 4 minuti risponde il Teramo con Turienzo per Amodeo. I tifosi aspettano uno squillo vincente da parte del Taranto, ma Toledo e Cammarata dimostrano di avere le polveri bagnate nonostante il gran caldo che incombe sullo Jacobone. Il tecnico Papagni tenta anche la carta a Catania per un affaticato De Florio. Il Taranto si distrae e concede spazio alla punta Mirtai, che non approfitta dell'opportunità e l'azione biancorossa sfuma. Al 18° il Taranto ha la più grossa delle opportunità per sbloccare il risultato. Toledo di tacco lancia Colombini, che in aria viene fermato falosamente da Favasuli. Per l'arbitro vicinissimo all'azione, calcio di rigore tra le timide proteste dei giocatori biancorossi. Le immagini evidenziano il contatto sul numero 3 rossoblu in aria teramana. Sulla palla dagli 11 metri si porta Fabrizio Cammarata, che spedisce oltre la traversa il possibile vantaggio dei padroni di casa. Un grave errore che peserà molto sul risultato finale della partita. Il Taranto si abbatte e concede spazio al Teramo, che si rende pericoloso con Mirtai anticipato in angolo dal mediano Secas. Sul fronte opposto Paoloni respinge con i piedi su Cammarata. Ci prova anche Lele Catania con un tiro cross deviato in angolo dal bravo Paoloni. Entrano anche Bono per Catalano nel Teramo e nel Taranto Mattioli per Mortari, quest'ultimo rimasto in campo solamente per 29 minuti. Il Taranto si spegne con il passare del tempo. Cammarata cerca Catania, che sporca il tiro sul portiere in uscita. L'assalto finale del Taranto non sorprende la difesa del Teramo, che chiude imbattuto l'incontro dopo 5 minuti di recupero. Il Taranto esce tra i fischi del pubblico di casa, che fuori dallo stadio contesta come può questo tipo di calcio.